Sesto posto assoluto e secondo nella categoria Under 25. Si è conclusa così per il pilota sulmonese Cristian Micocchero la scorsa domenica al circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico, la quarta tappa del trofeo Bridgestone, il campionato italiano di velocità inserito nel programma ufficiale della Coppa Italia. Il weekend è stato caratterizzato da condizioni meteo eccellenti, con temperature molto alte che hanno però creato diversi problemi tecnici alle moto. Nelle prove libere, i responsi cronometrici di Cristian Micocchero hanno fatto registrare da subito degli ottimi tempi, con grande gioia e soddisfazione di tutto il team. Nelle due sessioni di qualificazione ufficiali del sabato, Cristian Micocchero si è aggiudicato una buona sesta posizione. Nella mattinata di domenica si è svolta la gara, Cristian in griglia di partenza, in seconda fila, in sesta posizione, in sella la sua Yamaha R6 allo spegnersi del semaforo. Dopo una bellissima e strepitosa partenza riesce da subito a passare secondo, a inizio così una combattutissima gara con i primi cinque piloti tutti molto bravi e competitivi che hanno un distacco solo di pochi decimi l'uno dall'altro. Cristian agguerritissimo riesce a mantenere la seconda posizione per diversi giri, dominando la gara e non lasciando nessuna possibilità ai suoi avversari di sorpassarlo, continuando a mantenere questo passo sino al quinto giro. Poi purtroppo, a causa di problemi tecnici dovuti ad un calo di potenza del motore, Cristian viene sorpassato dai suoi avversari sul lungo rettilineo del tracciato e riesce a terminare la gara in sesta posizione assoluta su 30 piloti partenti, conquistando però un ottimo secondo posto nella categoria Under 25, salendo così sul secondo gradino del podio e riportando a casa punti utili per la classifica finale del campionato, anche se un po' amareggiato perché era sicuro che avrebbe potuto vincere la gara, ma si sa, il mondo delle corse è fatto anche di questo. Cristian Micocchero intende ringraziare i suoi sponsor, il suo team e tutti coloro che lo seguono con passione, come Antonio Bolino, che anche in questa circostanza gli ha garantito il servizio fotografico. Il prossimo appuntamento con il trofeo Bridgestone è per il 26 luglio, di nuovo sul circuito Marco Simoncelli di Misano. Un grande in bocca al lupo al pilota sulmonese per questa avventura intrapresa anche quest'anno al trofeo Bridgestone.